Buongiorno a tutti e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con TRG Notizie. Come di consueto daremo spazio all'editoriale di Don Arturo. Seguirà la lettura del calendario liturgico, degli avvisi della parrocchia, dell'oratorio e di pubblica utilità. Paolo Rodella scrive per noi un Grazie Don Luca. Anche questa settimana vi proponiamo una piccola rubrica verde con una curiosità da altri tempi. Buona visione! Cari amici, sui social è virale una serenata. Sì, avete capito bene, una serenata, come una volta, di quelle suonate sotto la finestra della propria innamorata. Lui si chiama Stefano Bozzini, classe 1939, è un alpino. Facile incontrarlo nei raduni quando con la sua fisarmonica accompagna la festa. Il Gianni Morandi degli Alpini, lo chiamano così, l'altro giorno ha avuto un'amara sorpresa. Un'ambulanza ha portato via di casa la moglie Carla, ricoverata all'ospedale di Castel San Giovanni in provincia di Piacenza. Gli ospedali in questi giorni, lo sappiamo tutti molto bene, sono inaccessibili per evitare possibili contagi. Ma Stefano e Carla sono sposati da 47 anni e Bozzini, dopo un momento di smarrimento, non si è dato per vinto. Ha preso la fisarmonica, il cappello con la penna nera e ha raggiunto l'ospedale. Ha individuato la finestra della stanza di Carla. Poi, seduto su uno sgabello, ha attaccato a suonare. Il fiato genuino dello strumento ha colmato l'anonimo cortile. Molti malati si sono affacciati alla finestra, meravigliati e poi emozionati e contenti. E alla signora Carla quelle note care devono aver dato un sussulto al cuore. Stefano non poteva essere che lui. Si è affacciata anche lei, il volto seminascosto dalla mascherina, ma gli occhi brillavano dallo stupore, dalla commozione. A 80 anni, quella canzone, la stessa che il giovane marito le suonava tanti anni fa. Commuoversi per una fisarmonica, laddove non la si aspetta, mentre tutti, giovani e anziani, si fermano e restano ad ascoltare. Alla Libertà, il quotidiano di Piacenza, Bozzini ha raccontato che tanti anni fa lui e Carla hanno perso un figlio e allora lui aveva dato via la fisarmonica. Ma poi, a un raduno di alpini, tanto lo avevano pregato che aveva ripreso a suonare. Forse anche l'altro giorno, guardando l'ambulanza con Carla allontanarsi, il vecchio alpino non aveva più voglia, di fare musica, ma lo ha fatto per lei, per un suo sorriso. Si è ricordato di quelle parole, uniti nella buona e nella cattiva sorte. Tenace questo alpino, fedelmente accanto alla persona cara. Un esempio di vicinanza che davvero ci stupisce per l'inventiva e ci commuove e ci incoraggia a sentirci davvero più vicini a quanti soffrono. Farà tanto bene anche a noi. Pace, bene e tanta serenità. Buona domenica e lieta settimana a tutti. Arrivederci. Oggi, domenica 15 novembre, dedicazione della nostra chiesa parrocchiale. Alle 18:30, Santa Messa pro populo. Lunedì 16 novembre, in oratorio, alle 8, Santa Messa per il defunto Giuseppe. Alle 18:30, Santa Messa per la defunta Tribuni Maria. Martedì 17 novembre, Santa Elisabetta di Ungheria.
In oratorio alle 8 Santa Messa per il defunto Biazzi Giovanni. Alle 18:30 Santa Messa per i defunti Tondi Osvaldo, Adele, Giulio e Luigi. Alle 20 Coroncina delle Centro Requiem e preghiera di lode. Mercoledì 18 novembre in oratorio alle 8 Santa Messa per i defunti Manuini Vittorio, Maria, Giacomo e Nestore. Alle 18:30 Santa Messa per il defunto Giuliano. Giovedì 19 novembre in oratorio alle 8 Santa Messa per la defunta Maria. Alle 18:30 Santa Messa per il defunto Angelo. Venerdì 20 novembre in oratorio alle 8 Santa Messa per il defunto Marini Fausto. Alle 15 Coroncina della Divina Misericordia. Alle 18:30 Santa Messa per i defunti Alfano Antonia e Franco Biloni. Sabato 21 novembre in parrocchiale alle 18:30 Santa Messa per i defunti Giuseppe, Regina Favalli, Massare Luigi, Adele e Mari. Alle 20 Santa Messa pro Popolo. Le confessioni si terranno nella chiesa all'oratorio dalle 9 alle 11. Domenica 22 novembre, Solennità di Cristo Re dell'Universo e giornata del seminario diocesano. In parrocchiale alle 8 Santa Messa per i defunti Resconi Pietro, Carolina e Battista. Alle 10 Santa Messa per i defunti Rodella Angelo e familiari, Mari e Ferruccio. Alle 18:30 Santa Messa secondo le intenzioni di Don Luca. E ora alcuni avvisi. Domenica 15 novembre alle 18 in chiesa parrocchiale proviamo a ripartire. I bambini e i genitori del primo anno dell'iniziazione cristiana, prima elementare, avranno un momento di condivisione e parteciperanno alla Santa Messa. Domenica 22 novembre alle 18:30 in chiesa parrocchiale la comunità saluta e ringrazia Don Luca nella messa solenne da lui presieduta. Indulgenza plenaria per i defunti. Si concede l'indulgenza plenaria, applicabile soltanto alle anime del purgatorio, al fedele che nei singoli giorni, per tutto il mese di novembre, devotamente visita il cimitero e prega per i defunti. Per tutto il mese di novembre visita una chiesa o un oratorio o un cimitero recitando un Padre Nostro e un Credo. Adempi le tre condizioni confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera, secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Pater, Ave e Gloria. È consentita la partecipazione alle sante messe nel rispetto delle normative vigenti. L'ufficio parrocchiale, il cortile e il bar dell'oratorio sono temporaneamente chiusi. Gli incassi per il restauro della chiesa parrocchiale da metà ottobre. Da una famiglia 500 euro. In memoria di Mario Benvenuti, colletta funerale e varie da amici e familiari, 2.246,10. Una società agricola, 2.500. Per la festa del ringraziamento, 1.000 euro. Varie, 635. Colletta della seconda domenica di novembre, 2.728,93. Per un totale di 9.610,03. Domenica 22 novembre, solennità di Cristo Re, in ogni parrocchia della diocesi si ricorda la giornata del seminario. La giornata del seminario è l'occasione per sensibilizzare la nostra diocesi su questa realtà che Paolo VI definì il cuore di una chiesa locale. Ed è così che vogliamo pensare il nostro seminario come un luogo dove un gruppo di giovani stanno facendo un cammino di discernimento per comprendere la propria vocazione e capire se i segni e le ispirazioni che hanno sperimentato, hanno sentito, sono una chiamata a divenire appunto presbiteri dentro la Chiesa e quindi segni di Cristo Pastore.
il seminario è una realtà che emerge e esprime la sensibilità e la fede di una chiesa. I giovani che vivono in seminario attualmente sono 28, vengono tutti dalle nostre comunità parrocchiali. Penso che sia un bel segno il fatto che ancora oggi dei giovani, dopo un'esperienza di fede, sentono il desiderio di discernere la propria vocazione e poter mettersi al servizio un giorno della Chiesa. Il seminario chiede l'aiuto e la sensibilità di tutte le nostre comunità, un aiuto che può esprimersi attraverso la preghiera, il sostegno spirituale, un aiuto che può consistere anche in gesti concreti di aiuto per la nostra vita pratica. Ringrazio tutta la comunità e la diocesi per questo servizio e questa sensibilità. Una scelta definitiva è sempre più difficile. Le comunità possono aiutare i giovani a riflettere sulla propria vita. Le parrocchie sono chiamate ad accompagnare la vita del seminario. Il seminario vive una comunità di giovani, di 5 giovani, che stanno approfondendo il loro cammino vocazionale. Vivono insieme, fanno un tempo di discernimento un pochettino più raccolto rispetto a quello che possono fare nella vita quotidiana al di fuori del seminario. È una comunità che è aperta anche all'ospitalità di tutti quei giovani che hanno voglia di pensare un po' più approfonditamente alla loro vita. Un po' l'idea che abbiamo pensato è quella che all'interno di questa casa, che è il seminario, ci sia una casa un po' più piccola, un po' più raccolta, che è una casa di giovani e per i giovani, in cui si vive un po' di studio, un po' di preghiera e un po' di lavoro, e soprattutto si vive la fraternità nell'ascolto dello spirito e alla ricerca della propria strada. Come raccontare 11 intensi anni in pochi minuti? Come scegliere cosa raccontare e cosa ricordare? Le parole, i sentimenti e le immagini scorrono nella mente, rendendo difficile fare una scelta. E alla fine non è possibile scegliere cosa ricordare, perché il ricordo non appartiene alla mente, ma abita nel cuore. Caro Don Luca, di questi 11 anni trascorsi insieme vogliamo ricordare tutto. Vogliamo ricordare le tante esperienze condivise, e sono state proprio tante, ma non dimentichiamo la delusione per quello che invece non siamo riusciti a fare. Vogliamo ricordare i momenti di gioia e serenità, ma non dimentichiamo i momenti di fatica, le tensioni e le incomprensioni. Vogliamo ricordare le parole di conforto, incoraggiamento, stima che reciprocamente ci siamo scambiati. Ma non dimentichiamo le parole dure e fredde che in qualche momento di rabbia hanno prevalso. Vogliamo ricordare i gesti fraterni, ma non dimentichiamo i modi bruschi. Vogliamo ricordare le risate, ma non dimentichiamo le arrabbiature. Vogliamo ricordare i volti illuminati dai sorrisi, ma non dimentichiamo gli occhi bagnati dalle lacrime. Non vogliamo dimenticare niente di questi 11 anni, perché niente è stato vissuto invano. Dalla città di Chiari sei arrivato giovane e novello sacerdote nel nebbioso e sconosciuto paesello della Bassa Bresciana. Ora dal paesello di provincia te ne vai, uomo adulto e sacerdote più maturo, per essere parroco di città. Abbiamo camminato insieme per un bel pezzo di strada, siamo cresciuti e maturati, ed è questo alla fine ciò che rimane. La persona che ciascuno di noi è oggi dopo averti conosciuto e frequentato, e la persona che oggi sei tu dopo 11 anni vissuti con noi. Ti abbiamo accolto fresco di ordinazione e di nomina. In mezzo a noi hai mosso i tuoi primi passi nel ministero. Nella nostra comunità hai vissuto le tue prime indimenticabili esperienze sacerdotali. Eri giovane, novello e, se permetti, anche inesperto, perché tante cose non sono scritte sui libri di teologia e non si imparano in seminario. In questi anni abbiamo contemplato le meraviglie che Dio ha compiuto in te e nella tua vita e la tua docilità all'azione dello Spirito Santo. Sei cresciuto, Don, come uomo e come sacerdote.
Oggi commossi ti salutiamo. Magari per un po' di tempo ci sentiremo con assiduità. Poi solo qualche volta e poi per il compleanno e a Natale e Pasqua. Non per pigrizia, ma perché sappiamo che alla fine è così che vanno le cose. Però sappiamo anche che sempre ci possiamo incontrare nella preghiera e soprattutto davanti a Gesù e Eucaristia. E questo non è tanto per dire. L'abbiamo imparato e vissuto insieme. È con Gesù e in Gesù che le distanze si accorciano e i cuori si avvicinano. Ringraziamo il Signore per il dono che sei stato e continuerai ad essere per la nostra comunità parrocchiale e soprattutto per ciascuno di noi. E come ci dicevi sempre salutandoci, Don, il Signore ti benedica. Ciao a tutti, a presto! Il comune di Gottolengo annuncia la campagna di vaccinazione anti-influenzale 2020 e 2021. Le vaccinazioni avverranno presso il Palazzetto dello Sport di Via Grammatica. Le vaccinazioni si effettuano esclusivamente su appuntamento, prenotando telefonicamente in comune all'Ufficio Servizi Sociali il mercoledì e il giovedì dalle 8.30 alle 12.30. Telefono 030 95 18 711. Le vaccinazioni avverranno mercoledì 18 novembre dalle 9 alle 12, mercoledì 2 dicembre dalle 9 alle 12, mercoledì 9 dicembre dalle 9 alle 12, mercoledì 16 dicembre dalle 9 alle 12, mercoledì 23 dicembre dalle 9 alle 12 e mercoledì 30 dicembre dalle 9 alle 12. Gli appuntamenti verranno dati agli utenti dai 65 anni e agli utenti di qualsiasi età con esenzione per patologie. Verranno inseriti invece in lista d'attesa gli utenti tra i 60 e i 64 anni, i conviventi di soggetti a rischio, utenti di medici di base che hanno aderito alla campagna e che devono fare solo il pneumococco e i bambini dai 6 mesi ai 6 anni non patologici. L'agrifoglio è uno degli arbusti più resistenti. Ne esistono circa 400, di cui alcune a foglia caduca. Coltivato da molto tempo come pianta ornamentale, l'agrifoglio si è prestato alla riproduzione di numerosi ibridi. Allo stato spontaneo e in una zona favorevole, l'agrifoglio può crescere fino a 20 metri di altezza. Coltivato come arbusto, non supera i 4-5 metri. Ha foglie persistenti e dure. Queste, se si trovano in vicinanza del terreno, fino ad un paio di metri di altezza, hanno bordi spinosi per difendersi dagli animali erbivori, mentre le foglie che si trovano più in alto hanno bordi inermi, che sono di colore verde più scuro, lucide, come verniciate. I fiori bianchi e odorosi sono riuniti in mazzetti all'ascella delle foglie e sbocciano verso la fine dell'estate. In autunno la pianta femminile si copre di frutti decorativi rossi, che restano sulla pianta tutto l'inverno. L'agrifoglio preferisce terreni un po' acidi, leggeri, ricchi di humus, che restino freschi anche d'estate. È comunque molto resistente e si adatta facilmente anche ai suoli un po' calcarei. Fra i tanti frutti che ci regala l'autunno, un posto d'onore lo merita il kaki, un albero antichissimo conosciuto anche come loto del Giappone. Considerato l'albero dalle tante virtù, longevo, in estate fa buona ombra, non è attaccato da parassiti. I suoi frutti spiccano sui rami anche quando le foglie sono tutte cadute, adornando così orto o giardino. I frutti, raccolti quando la maturazione non è completa, possono essere riposti in cantina
accanto alle mele. Quest'ultime ne favoriscono la maturazione, aumentandone la dolcezza. Una curiosità è gioco per nonni e bambini, che non è più possibile fare oggi con le nuove cultivar, perché prive di semi. Si apriva il frutto del kaki a metà, come un'arancia, tagliando così anche i semi. A seconda della disposizione e del numero degli stessi, si potevano leggere all'interno disegni a forma di posate da tavola. Se assomigliava ad un cucchiaio, l'inverno sarebbe stato nevoso. Se appariva la forma di un coltello, l'inverno sarebbe stato gelido e ventoso. Se appariva la foggia di una forchetta, l'inverno sarebbe stato mite. E con questo è tutto. Ricordandovi che gli avvisi relativi alla vita della parrocchia e dell'oratorio sono visibili e consultabili tutta la settimana sul canale TV tradizionale, vi auguriamo una buona domenica e una buona settimana. Come che si è rappresentato? No. C'è un bel pelo delle sciute, da mio cutarra, a uno salta parla. Virtuale su internet. No, io lo so che io la spiaggia virtuale. Pedalò e tutto, sai perché? Spiegami. Ho calcolato che con lo scioglimento dei ghiacci i mari si alzano, ho calcolato che arrivano proprio lì sotto il castellano. Sì, allora io mi sono portato avanti con stabilimento. I nipoti dei tuoi pronipoti. Oh, si chiama il licenza del corso più. Carissimi amici, benvenuti alla 66ª giornata del ringraziamento di Cotolengo. Vi invito ad ascoltare e cantare con me l'Inno d'Italia.
È un nuovo giorno per ringraziare dei frutti della terra e della salute che il nostro Signore ci concede. Un grande saluto a Don Arturo, Don Luca, che sapientemente con mano diligente ci guidano nel solco da dottrina cristiana. Un saluto al Sindaco, ai suoi assessori, che con la loro compagine e Oletta guideranno il nostro comune per i prossimi anni. Li voglio anche ringraziare per il mandato precedente, dove hanno saputo e voluto riconoscere il settore agricolo un ruolo determinante per Cotoleggo e per i propri cittadini. Un caro saluto a tutte le autorità intervenute, ai carabinieri, ai vigili del nostro comune, al volontariato. Un grande saluto a tutti i ragazzi che quest'anno hanno voluto rallegrare il paese con le trombe e il rombare dei trattori. Un sentito grazie anche a tutti voi. E un grande saluto a tutti quelli che nell'agitazione ho dimenticato di citare, che sono sicuro mi perdoneranno. Amici, a tutti voi voglio dare una grande notizia. Voglio condividere con voi una grandissima scoperta. Tutto quello che mangiamo non lo ha prodotto il supermercato, viene dalla terra e dalle stalle e lo ha prodotto uno come noi, un agricoltore. Grazie. A parte le battute, la società in questi anni ha davvero perso il senso del saper riconoscere l'origine e la provenienza dei prodotti. Purtroppo spesso la gente si siede a tavola non considerando che quanto trova nel piatto è frutto della terra e del nostro lavoro. Per questo motivo Coldiretti ha attivato una nuova forma di informazione organizzando delle lezioni formative ai bambini delle scuole. E già nel corso del 2017 a Cotoleggo è stato protagonista a scuola materna e con la Presidente Marisa Goia e il GRES con Don Luca e di visite agli orti del paese per creare una buona cultura alimentare dei bambini e dei giovani che nei prossimi anni dovranno essere i nostri alleati, perché da una buona alimentazione arriva buona salute e che consentirà di vivere più a lungo. E non mi stancheremo mai di ripetere che a parità di condizioni gli italiani lo sanno fare meglio. Infatti qualsiasi prodotto italiano è migliore e per questo sempre oggetto di copiatura. Non si copiano una cultura, si copiano i capolavori. L'agroalimentare italiano è un capolavoro da valorizzare e tutelare, partendo dal più piccolo tassello al più grande prodotto commercializzato in vasta scala. Voglio salutarvi con l'augurio di tanta serenità, ma soprattutto di tanta salute a voi e alle vostre famiglie. Cari colleghi, buongiorno. Innanzitutto un sentito ringraziamento per la fiducia che avete rinnovato con il voto dello scorso giugno. La riconferma come assessorato all'agricoltura mi fa forte delle scelte compiute nel quinquennio passato e sempre più determinato per le sfide che ci aspettano, per il nostro territorio, le nostre tradizioni, la nostra professione. La fine del 2017 vede l'approvazione definitiva della variante al piano di governo del territorio. Le misure inserite nel piano sono favorevoli per il rispetto della vocazione agricola e zootecnica del nostro paese. Inoltre, l'adeguamento alla legge regionale sul consumo del suolo ci permette di togliere numerose barriere allo sviluppo delle cascine. Vengono introdotti due meccanismi premianti per l'attività agricola: l'incentivo al ripristino dei filari delle piante con essenze autoctone e un meccanismo premiante per le aziende che scelgono di passare alla produzione biologica delle derrate agricole. A tal proposito si coglie l'occasione per ricordare la volontà dell'amministrazione di portare avanti il progetto di filiera biolocale, un polo di produzione agroalimentare biologica che nasce dal legame fra le aziende agricole del territorio e le nostre aziende agroalimentari. Il primo step del progetto si è tenuto alla festa della patata 2017 con la presentazione del pane di Cotoleggo. Convinti che sia necessario preservare e tutelare la nostra terra e considerando il convenzionamento dei vari consorzi irrigui della zona, nel prossimo lustro l'obiettivo sarà promuovere la nascita di un consorzio per la preservazione e la manutenzione delle strade vicinali.
Come potete capire, la voglia di fare del nostro meglio non manca e il lavoro da svolgere non ci spaventa. Quindi viva Bottolengo, viva la nostra agricoltura e buona festa e ringraziamento a tutti. Eccoci qua, cari concittadini, buongiorno. Presidente Bacchiocchi, Don Arturo, Don Luca, buona festa e ringraziamento a tutti. Ieri sera mi trovavo all'Istituto Bonsignori a festeggiare il 122esimo anno dalla fondazione di quello che è un istituto che tanto ha contribuito, tanto contribuisce e speriamo anche nel proseguo alla formazione della classe dirigente, degli agricoltori e degli allevatori del nostro territorio. Quest'oggi invece eccomi qua con voi, sono una 2 giorni dedicata alla festa ringraziamento, festa che la nostra comunità sente, vive, basta vedervi quanti numerosi vi affacciate sulla nostra bella piazza. È una festa che sentiamo radicata perché le nostre radici sono nella terra, sono nella produttività di questa fertile terra e territorio. È una festa che celebriamo in prossimità di San Martino, San Martino che ci richiama questo grande santo, monaco, militare, questo santo che con la condivisione del mantello al Cristo che si manifestò nelle spoglie del povero mendicante ci ha consegnato alla storia questo straordinario gesto di solidarietà. San Martino ci richiama anche a delle consuetudini del nostro passato che si ripresentano, i contratti, i traslochi, la speranza, il voltar pagina per tante famiglie e anche qualche preoccupazione. Gli anni sono cambiati, ma l'agricoltura resta il punto di riferimento per il nostro territorio. Un'agricoltura che spesso viene bistrattata e che, come diceva il buon Bacchiocchi, si pensa spesso alla grande distribuzione, ai grandi produttori, senza risalire la filiera e tornare al fulcro, che siamo i piccoli, siete i piccoli agricoltori, i piccoli allevatori. E quindi dobbiamo richiamare il nostro governo, il nostro legislatore, a una legislatura e una legislazione sempre più di tutela per i nostri prodotti. E qui, a proposito di tutela, consentitemi che vi chiedo anche un grande applauso di vicinanza a tutti quegli allevatori che stanno vivendo in questi giorni il problema dell'influenza aviaria. Vi dedichiamo un grande applauso, una vicinanza e chiediamo tutela per questi allevatori in una fase di grande difficoltà. Bene, come diceva l'assessore Ferretti, che da buon agricoltore, scarpe larghe e cervello fino, abbiamo condotto una serie di attività in questi anni per fare il nostro piccolo a supporto del vostro settore. A fronte dello straordinario mandato che ci avete consegnato, l'imprimatur elettorale così forte, il tutto non può che responsabilizzare tutta la compagine amministrativa a dare ancora di più. Mi assumo in primis la responsabilità di guidare questi baldi giovani che vedete tutti presenti, perché alla fiducia si risponda con tanta fiducia, con tanto entusiasmo e con un impegno che mai dovrà mancare. Quindi grazie, mi permetto di concludere porgendo a nome personale dell'amministrazione tutta e anche della Coldiretti tanti auguri per domani al nostro parroco che invecchia di un anno, ma vediamo che è in buona salute, e quindi questo applauso chiosa con un augurio. Grazie, buona domenica, viva Bottolengo e viva l'Italia! Bene, ringrazio e ricambio gli auguri non di compleanno ma di buon lavoro alla nostra amministrazione, ai nostri agricoltori e a tutti coloro che desiderano mettere le mani in pasta. Preghiamo. Padre Santo, da te discende la pienezza di ogni benedizione e a te sale la voce del popolo che benedice il tuo nome. Nella tua benevolenza proteggi i lavoratori e i loro strumenti di lavoro, fa che mediante la loro operosità e il tuo aiuto manifestino le meraviglie della creazione
e procurando il giusto benessere alle proprie famiglie, promuovano il progresso dell'intera società a lode della tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Sia lodato Gesù Cristo e buona continuazione di festa. Dopo la sfilata dei trattori siete invitati in tutto l'oratorio.